Ero al matrimonio di due miei carissimi amici e ovviamente stavo facendo delle fotografie. Eravamo arrivati nella fase classica in cui si cominciano a cercare parenti e amici per avere un ricordo di chi c'era e chi non c'era in quel giorno particolarmente speciale. Io ho l'abitudine di scattare sia prima che dopo che il ritratto posato è stato fatto, perché spero sempre di cogliere dei momenti in cui le persone finalmente si rilassano e non sono più preoccupate di subire la disapprovazione della macchina fotografica in qualche modo. E mentre lo sposo cercava di acchiappare questo bambino che, come è normale che sia, stava giocando scappando a destra e a sinistra, ho pensato che poteva essere una buona occasione per avere una foto piuttosto dinamica. La posizione leggermente sbilanciata del bambino, il nostro soggetto, che ho messo su un terzo e che sembra quasi in procinto di cadere, così un po' sospeso a mezz'aria, crea tensione dinamica. L'espressione ambigua poi della sposa in un mix tra felicità e preoccupazione per l'equilibrio precario e la direzione dello sguardo, che ha sempre un ruolo essenziale nella struttura della foto, e che tendiamo istintivamente a seguire, concentra l'attenzione sul nostro soggetto. Soggetto che a sua volta dirige il suo sguardo verso questi bambini con cui vorrebbe giocare, che sono messi in primo piano, sfocati e quindi danno una sensazione di maggiore profondità. E dal momento che noi riusciamo a vedere su che cosa è diretto lo sguardo del nostro soggetto, l'attenzione, la nostra attenzione, rimane confinata all'interno della foto. Il rimbalzo poi creato da questi giochi di sguardi contribuisce a suggerire la forma di un triangolo, perché per via della legge di chiusura noi tendiamo a percepire come una figura chiusa elementi che sono approssimativamente accostati. Per quanto riguarda la fase di scatto, poi lunghezza focale a 45 mm per evitare troppe distorsioni ai bordi, diaframma F5 per cogliere una differenza tra la zona nitida in cui è posizionato il soggetto e su cui volevo concentrare l'attenzione, e lo sfondo che è sfocato ma ancora leggibile per capire il contesto. Ho usato un tempo di esposizione piuttosto veloce, un 250esimo di secondo, per congelare il movimento, a ISO 500. Analizzati questi spunti sulla composizione, passiamo adesso alla fase di post-produzione. Per prima cosa aumentiamo l'esposizione a poco più di un terzo di stop. Poi spostiamo a destra il cursore della temperatura per scaldare un po' l'immagine. Recuperiamo un po' di dettagli nelle luci, senza esagerare per non perdere brillantezza, e apriamo un po' le ombre, anche qui senza esagerare per non perdere profondità. I colori complessivi dell'immagine però sembrano un po' spenti, ma al posto di spostare il cursore della saturazione, che aumenta la purezza e l'intensità di tutti i colori presenti nell'immagine, aumentiamo la vividezza, che invece aumenta la saturazione soltanto nei colori meno saturi e dà meno l'effetto, diciamo, posterizzato tipico delle immagini ipersaturate. Forse possiamo diminuire un po' la saturazione degli arancioni per riequilibrare il tono della pelle, e direi che così va bene. E aumentare la luminosità sempre degli arancioni per illuminare un po' di più i volti. A questo punto abbiamo riequilibrato i colori, ma l'immagine appare piuttosto piatta, manca un po' di contrasto. Quindi applichiamo un contrasto medio per creare una curva S. Qui potete giocare con i punti sulla curva di viraggio per aumentare o diminuire il contrasto. A me va bene così perché non mi piacciono le foto troppo croccanti, ma sono gusti assolutamente personali. Per lo stesso motivo non sto toccando i cursori della texture o della chiarezza, che invece utilizzo di più nelle foto di paesaggio. Al massimo possiamo aggiungere un po' di nitidezza per aumentare il dettaglio fine, per esempio sui capelli e sulle ciglia. Per farlo prima di tutto spostiamo il cursore della mascheratura, tenendo presente il tasto Alt Option se avete Mac, per capire la zona dove verrà applicata la nitidezza, contrassegnata dal colore bianco. E direi che a 60 più o meno ci possiamo fermare. E quindi spostiamo il cursore della nitidezza fino a un più 60, valore che non supero quasi mai nelle foto in cui ci sono delle persone, nelle foto di ritratto, ma che invece porto a circa un più 80 e anche oltre nelle foto di paesaggio. Direi che con le regolazioni globali abbiamo finito e possiamo passare alle regolazioni locali, visto che vogliamo concentrare l'attenzione sul nostro soggetto e il nostro occhio nota maggiormente le aree più chiare di un'immagine, potremmo applicare 4 filtri graduati, riducendo l'esposizione di un terzo di stop.
il primo sulla parte sinistra dell'immagine, il secondo sull'angolo sinistro basso, il terzo sull'angolo sinistro alto e l'ultimo nell'angolo destro alto. Perfetto, non ci resta che applicare adesso un filtro radiale sul nostro soggetto per scurire di un terzo di stop tutto ciò che si trova all'esterno del filtro. E per farlo basta spuntare la voce inverso e ricordatevi di applicare una sfumatura con un valore che va da circa 60 fino a 100, fino al massimo. Perché come vedete spostando il cursore verso lo 0, l'applicazione del filtro risulta troppo evidente e noi non vogliamo che risulti troppo evidente. In conclusione spuntiamo il simbolo di avvertenza per le ombre in eccesso, contraddistinte dal colore blu, e il simbolo di avvertenza per le alte luci bruciate, senza dettaglio, contraddistinte dal colore rosso, e rimediamo con l'applicazione di due pennelli correttivi che ho già preimpostato con un valore di più 5 sui neri per recuperare i punti di nero e meno 5 sui bianchi per recuperare i punti di bianco puro. E questo è un prima e un dopo la post-produzione senza preset e con micro regolazioni per non stravolgere il look naturale dell'immagine. Ad essere sincero, non mi dispiace neanche la versione in bianco e nero, perché togliendo l'aspetto descrittivo ed emozionale del colore, rimane l'astrazione e un fascino assolutamente per me senza tempo. Voi quale versione preferite? Fatemelo sapere nei commenti. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. E noi ci vediamo al prossimo video.